Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo su un gioco, sempre di casa Wargaming, che è appunto World of Warplane. Perché? Perché l'altra settimana, se non vado errato, World of Warplane ha ricevuto un massiccio aggiornamento, quasi praticamente un remake del gioco. Infatti si chiama proprio la patch, si chiama 2.0. Quindi è cambiato veramente di tutto. Comunque, niente, dicevo, dove si innesta questo gioco? Beh, è facilissimo. Come abbiamo World of Tank sui carri armati, World of Warship, che è ormai è ben affermato per quello che riguarda i combattimenti nautici. Già da tempo esisteva un World of Warplane che però era stato molto, molto trascurato. Adesso la situazione parrebbe essere migliorata. Ciao ragazzi, ciao a tutti in chat. Ciao Jack, bellissimo averti ospite in chat. No, non mi hanno ancora arrestato. Bella prosciuttone, bella lì ragazzi. Quindi ragazzi, il gioco è veramente cambiato. Se voi ci avete già giocato prima e l'avete lasciato stare dopo una partita, vi capisco, ho fatto così anch'io. Mentre invece, da quando ho iniziato a giocare a questa nuova versione, ragazzi, mi sono davvero divertito un sacco. Allora, subito chiariamo subito fin dall'inizio una cosa. Non è War Thunder. Ragazzi, questo gioco non è War Thunder. Non è proprio una questione di generi differenti rispetto a War Thunder. Quindi non paragoniamo le mele con le pere perché non c'entra niente. Le live al pomeriggio sono veramente terribili, prosciuttoni. Comunque, dicevo. Allora, questo è un arcade, ragazzi, un arcade, quindi gli aerei avranno una barra di vita, avranno tutte le cose su cui siamo abituati, con cui siamo abituati ad avere su sia World of Tank che World of Warship. Cosa fa questo gioco, però? Cosa fa di nuovo molto interessante? Beh, innanzitutto avrà ricevuto un overhaul generale della grafica che, vabbè, discuteremo poi quando andremo a farci una partita, ma poi abbiamo anche tutta una serie di eventi, missioni, cose particolari che giocando ci permettono di sbloccare aerei, eccetera, eccetera. Semplicemente giocando, completando delle missioni giornaliere, delle daily, ci permettono di sbloccare addirittura degli aerei nuovi. E grandissimo ancora difetto che rimane in questo gioco, ragazzi, però, sono gli alberi tecnologici. Abbiamo un sacco di nazioni, compresa la Cina, e ne parliamo bene dopo, e la Francia. Attenzione, però vabbè, hanno solo delle piccolissime cose. Per il resto, diciamo, le principali sono Germania, Unione Sovietica, America, Giappone e Inghilterra, UK, dove la Germania e l'Unione Sovietica sono quelli che hanno un tech tree più ricco e variegato. Ciononostante, comunque, ci sono ancora delle grandissime pecche perché sono fuori dal tech tree. Degli aerei assolutamente iconici, soprattutto per quello che riguarda la Gran Bretagna, e quindi speriamo che in un futuro vengano inseriti. Per esempio, non c'è tutta la serie degli Hurricane, giusto per fare una citazione. Comunque, ragazzi, il gioco sta venendo aggiornato sempre, sempre più spesso, quindi le premesse ci sono buone. Il lavoro che è stato fatto è stato veramente ottimo. E io, boh, basta, senza ulteriori indugi, volevo farvi vedere qualche partita. Io, come potete vedere, ho sviluppato. Sono adesso fermo al tier 5, tier 4, tier 5 con quasi tutte le nazioni. Perché volevo appunto sbloccare gli aerei un po' più riconoscibili. Qua abbiamo un Messerschmitt 109. Questa è la versione Emil, se non sbaglio. Poi abbiamo il Focke-Wulf, un altro caccia veramente inconfondibile. Fra l'altro, ragazzi, completando queste missioni, abbiamo anche delle reward particolarissime. Per esempio, io aprendo un pacchetto ho sbloccato questa livrea, che è la livrea appunto della Regia Aeronautica. Alcuni Focke-Wulf erano stati dati in dotazione anche all'Italia, e quindi, insomma, facendo delle missioni normali, per niente, giocando completamente gratis,
sono riuscito a sbloccare. Si riescono a sbloccare anche delle livree particolari. Groba è l'assaltatore tedesco primo della linea. È veramente. Adesso non mi ricordo più come si chiama questo. È veramente particolarissimo. Sembra. È un ala volante con una cabina telefonica attaccata addosso. In effetti fa un po' ridere. Tra l'altro, non è l'unica stranezza. Ci sono degli aerei, soprattutto tir alti, super, super concettuali, neanche prototipi quasi mai costruiti. E questo forse è una delle pecche che vi dicevo, che riguarda, diciamo, il tech tree, che può essere sicuramente migliorata. Comunque, niente, noi siamo qua con i nostri tedeschi, i nostri russi. Abbiamo i primi Il, poi abbiamo il P-36 americano. Il Bristol e ovviamente, ragazzi, non potevano mancare uno Spitfire. Quello che invece non ho ancora avuto modo di guardare è la linea dei giapponesi. E nella linea dei giapponesi ci sono dei carri. Voglia. Ci sono delle macchine, degli aerei che sono senz'altro eccezionali. Uno fra tutti lo Zero. Scusate, il famigerato Zero, che è qua. Dovrebbe essere questo. Esatto, la 6M10. E quindi andiamo subito a vedere com'è il gioco. Beh, abbiamo già chiacchierato per 7-8 minuti ben abbondanti. Andiamo a vederci com'è effettivamente questo gioco. Fra l'altro, ci sono delle intro veramente molto carine in tutte le partite. Io intanto faccio un sorso d'acqua. Allora, cosa possiamo dire appena trovo la partita? Beh, innanzitutto, le modalità di gioco sono variegate e divertenti, e non è il solito giro in tondo, giro tondo, per riuscire a prendere, per mettersi alle ore 6 dei propri nemici. No, è un po' più complesso di così. You are approaching La the area of combat situazione è più o meno operations. questa: c'è Be ready. una base di spawn per ogni team, e poi ci sono queste basi neutrali. E ogni base neutrale dà delle cose più o meno interessanti. Innanzitutto, danno tutte le basi che si catturano, danno dei punti influenza. Cosa vuol dire? Appena partirà la partita, nella parte superiore del monitor ci comparirà una barra. Che appena questa barra si riempirà totalmente, la partita finirà. E questa cosa succede? Ogni base che noi conquistiamo dà dei tick, 3 tick per base. A forza di accumulare questi tick, si vince sostanzialmente la partita. Benissimo, direte voi, le basi come si catturano? Beh, allora, innanzitutto, nelle basi ci sono dei bot, come potete vedere, questi qua in bianco. Ci sono dei bot controllati dal computer che presidiano la base. Una volta arrivati, il compito, per esempio, dei caccia è quello di fare piazza pulita di questi bot, in modo di permettere agli assaltatori, ai caccia pesanti, caccia bombardieri, eccetera, eccetera, di andare e bombardare queste strutture, vedete? Queste strutture, io adesso gli sto facendo pochissimo danno perché non è il mio lavoro. Questo signore invece si sta dilettando nel volo acrobatico e noi non riusciamo ad avere un tiro. Siamo costretti a manovrargli intorno. Comunque, una volta che il cielo è pulito dai bot e che li Perfetto, 2 kill. E che tutti i bersagli sono stati eliminati, la base viene catturata dalla propria squadra. Ecco, in questo caso noi abbiamo appena catturato questa base. Quello che succede ora è difenderla, perché ovviamente le strutture che abbiamo appena finito di bombardare respawneranno al termine di quel cooldown. E gli aerei nemici, i bombardieri nemici, come ne sto inseguendo ora uno, avranno il compito di ridistruggere le nostre costruzioni, le nostre
nostri punti strategici per ricatturare a volta a loro volta la base. E questo è un po' il sistema di gioco. Ora, come dicevo inizio partita, qua non siamo di fronte a War Thunder. War Thunder è assolutamente molto più realistico di questo gioco, anche se ha una modalità anch'esso arcade. Però, ripeto, è inutile paragonare due cose che sono sostanzialmente differenti, sia nello spirito che nella materialità poi del gioco. Ciononostante, questo qua, con questo cosa volevo dire? Ciononostante, pur essendo questo un gioco palesemente arcade, alcune meccaniche del combattimento aereo della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, ci sono e sono utilizzabili e anzi vanno utilizzate per essere il più efficaci possibili sul campo di battaglia. Per esempio, tattiche come il boom and zoom, una tattica molto popolare nelle aeronautiche, soprattutto tedesche, oppure del turn and burn, che era la tattica principale, diciamo, dell'aviazione inglese. Tutte queste manovre posso anche andare a considerare l'idea di fare un Hammerhead. Avete visto? Stallo climb verticale che ci permette di posizionarci alle ore 6 del nostro inseguitore. Tutte queste tattiche ci sono funzionali nel gioco e vanno sfruttate. Ovviamente a seconda del mezzo che stiamo pilotando. Ora, qua siamo, diciamo, in quella che War Thunder sarebbe era 1, quindi biplani, eccetera, eccetera. E quindi in questo tier 1 non ci possiamo aspettare delle grandissime performance degli aerei, ovviamente. Però qualcosina sicuramente si riuscirà a fare. Per esempio, qua adesso abbiamo un nemico ore 6. Quello che posso fare è andare in un climb verticale, dissipare tutta la mia energia in modo da posizionarmi a ore 6 del nostro avversario. Vediamo se riesco prima di stallare. Perfetto. Ok. Ovviamente la fisica non è assolutamente realistica fino a un certo punto, non ha pretese, ripeto, di essere un simulatore, e quindi ci possiamo divertire a fare delle cose un po' impensabili in altri giochi. Tutto sommato, l'ho trovato molto divertente, molto più divertente, molto più rilassante rispetto ad altri titoli. Soprattutto, diciamo che è il gioco perfetto, secondo me, almeno da tier 1 a tier 4. Quando si torna a casa dal lavoro non si vuole pensare tanto, si vuole solo entrare in un giochino e divertirsi un po'. Differente la situazione quando si sale un po' di tier. Da tier 5 in su ho notato che c'è un vero gap di player, di skill base. Perfetto. La nostra squadra è riuscita a catturare e mantenere tutte le basi più lungo possibile. Difatti, guardate, abbiamo stravinto rispetto al team avversario. Abbiamo fatto anche una serie di ribbon, siamo riusciti a guadagnare poi tutta un'altra serie di ribbon. E poi abbiamo qua i punti combattimento, che è in pratica quanto siamo stati efficienti ed efficaci nella nostra partita. Perché, ripeto, io ero un caccia, avevo il compito di abbattere altri nemici, ma un caccia bombardiere, per esempio, avrebbe dovuto bombardare le basi. Quindi i punti, l'efficienza non viene calcolata in base solamente ai danni fatti agli aerei e al numero di kill. Tutto quello che avete visto prima si traduce poi in punti esperienza, classicissimi, che poi noi andremo a spendere nel solito menu
con il quale siamo abituati e amiamo, potremo avere degli upgrade al motore, degli upgrade alla struttura, potremo montare delle bombe come delle mitragliatrici nuove. Benissimo, noi adesso abbiamo 1800 punti esperienza, quindi direi che possiamo perfettamente andare a svilupparci il nostro ramo tecnologico passando a Tier 2. E a Tier 2 abbiamo il Nakajima A4N, perché ragazzi quello che voglio andare a sbloccare è lo 0. Quindi andiamo a vedere benissimo. Perfetto, ricerchiamolo. Dobbiamo vendere il nostro tier 1, perché altrimenti non ho più spazi nell'hangar. E ci prendiamo il tier 2. Perfetto. Acquista. Acquista con addestramento di base, esattamente come in World of Tank. E come in World of Tank possiamo andare anche a personalizzare, volete un po', se volete un po', l'armamento e l'equipaggiamento che abbiamo sul nostro aereo. Infatti qua possiamo montare delle munizioni ordinarie che sono gratis e diciamo fanno il danno standard, proprio base. Se invece abbiamo un'opzione che costa dei silver, che come potete vedere ci dà una maggiore probabilità di incendio, di incendiare il nostro bersaglio, così come di causargli danni critici, perché non ve l'ho ancora detto, dopo ve lo farò notare. Poi abbiamo munizioni esplosive che ci daranno un'altissima probabilità di incendio, e munizioni incendiarie, scusate, e munizioni esplosive che ci daranno un'altissima probabilità di avere danni critici alle strutture. Consumabili, stessa cosa, noi possiamo andare a fuoco, quindi dobbiamo montare un estintore. Il nostro pilota può essere ferito e quindi dobbiamo montare un kit di pronto soccorso. E poi le nostre superfici di controllo, cioè flap, timone di coda e quant'altro, possono essere danneggiate e quindi dobbiamo montare, diciamo, un kit di riparazione, che in World of Tanks sarebbe. Inoltre abbiamo altri consumabili, per esempio accensione pneumatica. A volte può essere che il nostro motore venga colpito, gli venga fatto un danno critico, e quindi per una ventina di secondi, 15 secondi diciamo, il nostro motore sarà inoperabile, non funzionerà più, e quindi noi perderemo velocità, perderemo quote e quant'altro. Con il consumabile apposta il motore ripartirà e quant'altro. Abbiamo questo consumabile che è superfici di controllo rinforzate, ci aumenta la manovrabilità su tutti gli assi per 10 secondi. Se veniamo intrappolati in un dogfight e dobbiamo outmaneuver, mi verrebbe in inglese, comunque dobbiamo riuscire a manovrare meglio del nostro avversario, potremmo attivare questo consumabile. Mentre questo va a incrementare i crediti che ci vengono dati per partita. Ok. Perfetto. Ciao Medulla, cos'è cambiato? Adesso è decente come gioco. Allora, Sandro, è molto molto meglio di prima. È veramente diventato molto più divertente perché ci sono tutta una serie di obiettivi, di missioni all'interno di ogni partita, a seconda del ruolo che ognuno ha. E a seconda del ruolo che sceglie di usare come aereo, per esempio, questo ragazzi è un attacker multiruolo, un caccia multiruolo. Infatti, vedete, ho a disposizione dei razzi che posso usare per sia bombardare bersagli a terra, ma anche per utilizzarli contro, per esempio, nemici corazzati come potrebbe essere un bombardiere, eccetera, eccetera. Niente, noi siamo a tier 2 e andiamo a vederci com'è questo tier 2. Poi dopo, ragazzi, più si sale di tier, più, diciamo, la tecnicità entra in gioco. Allora avremo un discorso di lì, diciamo, da tier 3 in su inizia a esserci un discorso interessante sull'energia, l'energia potenziale del proprio aereo. E quindi tutto un discorso di ritenzione di energia, di consumo di energie. Sostanzialmente, più
più si è in uno stato energetico elevato con il proprio mezzo, più si ha un vantaggio rispetto a un avversario. Questo cosa vuol dire? Uno stato energetico più elevato potrebbe essere, ma non è per forza detto, trovarsi a una quota superiore rispetto al nemico. E è tutto, tutta una questione tecnica di cui io purtroppo so molto poco. So proprio i concetti basilari, ma che se avremo modo di continuare con questo gioco, potrò trovo benissimo e anche molto volentieri cercare di spiegarvi un po' come funziona. World of Tanks comunque è e sarà sempre il gioco per gli sviluppatori a cui gli sviluppatori danno più valore, mi dice Sandro. Beh sì, senza ombra di dubbio, questo World of Tanks è il loro prodotto di punta e difatti è quello che sta per ricevere, diciamo, il più amore dagli sviluppatori. Se voi avete visto il nuovo sandbox, il nuovo lifting che vogliono dare a World of Tanks, è qualcosa di veramente eccezionale. Ciononostante, anche World of Warship è molto ben instaurato, molto ben affermato, e era ora che World of Warplane ricevesse l'amore che ha ricevuto. Comunque, ragazzi, giusto per farvi vedere una meccanica abbastanza interessante, che sarebbe carino introducessero anche non solo per World of Warplane, ma anche per World of Tanks, eccetera, è questo simpatico menu nel quale vi vengono mostrate le varie statistiche a confronto con quelle del team nemico, diciamo, l'aereo che ho selezionato nel team nemico. Questo vi dà modo di capire, per esempio, io il P26 riesco a lo batto per quello che riguarda la manovrabilità. Vuol dire che riuscirò a chiudere un loop quando invece lui non avrà ancora soluzioni di tiro su di me. Oppure vi farà capire quali sono i nemici con i quali voi non dovete andare a scontrarvi. Oppure come batterli. Per esempio, magari un aereo è molto più è molto meglio armato di me, ma è molto più lento. E quindi ho la possibilità di andare a fare una tattica mordi e fuggi, nel quale poi mi allontano sfruttando la velocità superiore del mio aereo. Ora cerchiamo di chiudere su questo P26. Ah, qualche colpo è entrato. Perfetto, la kill è nostra. Ok, perfetto, partita col botto. Siamo quasi in testa alla classifica. E di là abbiamo un altro P12. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo. Lui fa un errore clamoroso. Fa una virata. Ci viene praticamente incontro e ci regala la kill. Cosa posso dire? Situational awareness. Cioè, ragazzi, avere be sempre ben presente la situazione, la mappa e controllare sempre, sempre, sempre le proprie ore 6. È essenziale in questo gioco. Per capire quando poter ingaggiare e quando dover invece andare a nascondersi. Perfetto, noi ci siamo riusciti a posizionarci dietro quel P26, ma devo subito togliermi perché da questo lato stanno arrivando tutta una serie di nuovi giocatori. Ok, mettiamoci in coda questo P12. Ah, mamma mia. Io personalmente detesto queste mitragliatrici con calibri piccolini. Sono più da boom and zoom, cioè, ma per farlo serve qualcosa che abbia molto più potere d'arresto di un
7,76 presumo. Bene, 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 bene. Allora, il nostro team ha due basi su tre. La terza sta per essere catturata. Quindi, ragazzi, in questa situazione noi abbiamo uno stravantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo. Come facciamo? Allora, cerchiamo innanzitutto di guadagnare il più quota possibile. E questo, come dicevo prima, ci mette in una situazione di vantaggio rispetto ai nostri alleati. Perfetto. Se poi vedete adesso l'altimetro a destra del mio HUD, ho un nemico in coda. Vediamo se riesco a manovrargli intorno. Devo abbassarmi un po'. L'altimetro è in giallo perché io sono più in alto di quello che il mio aereo può sopportare, o meglio, può benissimo sopportarlo, ma a quell'altitudine non sfruttiamo al meglio le performance della nostra macchina. Io ho un nemico in coda, ma è un nemico che sta facendo veramente molta fatica. Niente. Io ho un trenino dietro di me. No, l'ala è danneggiata. Vedete, con l'ala danneggiata la mia situazione è che non riesco più a manovrare. Non ho più controllo sul timone. Però, bruciando tutta la mia altitudine, sono riuscito a sfuggire agli inseguitori. Ho trasformato sostanzialmente la mia altitudine in velocità. Ho fatto questa conversione, il che mi ha consentito di sfuggire. Perfetto. Altra vittoria, ragazzi. Le vittorie non sono così automatiche come sembrerebbero, anche se qua abbiamo vinto 408-0. E quindi adesso io direi che prima di passare al tier 3 potremmo fare, anzi vediamo se riusciamo a fare già il passaggio. Abbiamo vinto 2200 punti esperienza. Potremmo sviluppare le 2776 Model Type 97. Vedete, ci aumentano i danni per secondo, ci aumenta il ratio di fuoco, quindi andiamo sicuramente a sbloccarle. Però io direi di passare già direttamente, siccome abbiamo il punto di esperienza, al caccia di tier 3. Andiamo ancora una volta a vendere il nostro tier 2. Andiamo a vendere il nostro caccia di tier 2. Congediamo questo. Vediamo se è tutto a posto qua. Ok. Scusate ragazzi, mi dicono che c'è un po' un ritardo nella stream. Ok, dovrebbe essere più o meno sistemato. Se al massimo non è così, proverò a riavviarla, eccetera, eccetera. Va bene, dai, andiamo a fare qualcosa di più interessante. Andiamo a giocarci una partita con lo Spitfire. Ragazzi, fatemi sapere che cosa volete vedere più di altro. Se c'è un aereo in particolare a cui siete affezionati e volete vederlo giocato. Allora, qua siamo con lo Spitfire, stiamo parlando di un aereo che è fenomenale sulle basse e medie altezze, mentre
mentre stavo dicendo, a altezze elevate non performa altrettanto bene. Poi, aspettate un attimo, sto ancora avendo dei problemi con la stream. Ok, dovrebbe essere sistemato adesso. Pom, pom, pom. Quindi stavo dicendo, allora siamo in una partita tier 5 sostanzialmente con i top tier. Show me what you can do, pilots. Let's Con i roll. 3 top tier sono un BF, un Messerschmitt. Che è molto più veloce di noi, veramente molto più veloce di noi e appunto performa molto molto meglio di noi in quota. Poi questo, vabbè, abbiamo un contro un altro Spitfire che essendo un tier superiore al nostro ovviamente performa ottimo. Comunque, come dicevo prima, gli inglesi, almeno lo Spitfire, è un caccia eccezionale per quello che riguarda il turn and burn. Cioè vuol dire che in un dogfight, in un combattimento ravvicinato, risulta quasi sempre vincitore. Inoltre, qua abbiamo equipaggiate due Hispano. Le Hispano sono i cannoncini famigerati, i cannoncini 20 mm dell'aviazione inglese e americana. Fra l'altro ci sono anche su alcuni carri, che montano anche alcuni carri di World of Tank. Allora, qua fra l'altro siamo in una modalità conquista, ostacolo. Vedete queste due direttrici? Sono dei bot, dei bombardieri, una squadra di bombardieri guidata dai bot. Questa sta andando a bombardare la base del nostro nemico, quindi sarà compito nostro proteggerla, mentre questa sta cercando di venire a bombardare la nostra base, e quindi sarà nostro compito andare a intercettarli prima che arrivino a bersaglio. Ora, io sono totalmente posizionato male per andare a intervenire sui bombardieri, però quello che posso fare è andare a sfoltire, cercare di sfoltire questo gruppo di simpatici signori che vuole venire a distruggere la nostra base. Io direi che il mio primo cliente è questo Messerschmitt. Ah, purtroppo sono arrivato con un'angolazione terribile. Vediamo se riesco a chiuderli magari con un critico. Dai, Spano! Ah, colpo critico sul pilota, le mie spana sono in overheat. No! Ok. Ingaggio terribile. Vediamo lì cosa abbiamo. Abbiamo. Che cosa ci fa qua? La nostra coda è stata danneggiata. Ok, uso il consumabile immediatamente. E adesso, caro, non scappi. Sono riuscito a. Non so se io e il mio compagno di. Il mio wingman. Siamo riusciti a mettergli un colpo critico sull'ala. E poi ovviamente l'abbiamo devastato in dogfight. Qua abbiamo un heal 2. Vediamo se riesco a fargli un critico sul pilota. E porto a casa anche l'assist. No, anzi, la kill. Benissimo, ragazzi. Però adesso il problema è che siamo a. Cavolo, là c'è un altro mesh. Il problema, ragazzi, è che siamo molto molto bassi.
quindi... critico sul pilota. Ok, tutta vostra la kill. Questo pilota di Meshmit non ha... non ha ben chiaro qual è il suo ruolo. E difatti guardate come ho vita facile su di lui. Lì abbiamo un altro. Quello è un T-38. Ok, eccellente. Stiamo difendendo la nostra base come se non esistesse un domani. Uno Yak-7. Dai, mettici. Qua si è... qua si è dato via. Si è dato via ancora. Vedete ragazzi, più si sale di tier, più gli errori sono fatali. Mamma mia. Quindi bisogna stare molto attenti a come ci si comporta. Come potete vedere, le superfici di volo tipo flap, combat flap e quant'altro sono completamente gestite dal pilota automatico. L'unica cosa che io posso andare a avere controllo sono sul timone di coda, il rudder laterale e ovviamente i due flap che mi permettono di virare. E poi abbiamo a disposizione un boost per quello che è il motore. Se volete fare l'analogia con War Thunder, sarebbe quello che è il WEP. Ok, perfetto. Il team avversario non mi sembra molto... non brillano particolarmente per intelligenza. E quindi niente. Io sto letteralmente camperando la mia base e loro stanno venendo uno alla volta a cercare di venire a distruggermi. Lì abbiamo ancora il nostro amico BF. Vediamo se... ok. Oramai questo signore ci dirà... abbiamo... quello è un giapponese. Io ragazzi sono veramente un profano per quello che riguarda i nomi degli aerei, quindi sto ancora letteralmente imparando. So solo che quello è uno Yak che mi ramma senza pietà. E vabbè, nulla di cui preoccuparsi ragazzi, perché abbiamo a disposizione dei respawn. La partita non è finita quando veniamo distrutti. Per esempio, però, potete vedere che in alto a destra c'è una scritta maltempo. E sono degli eventi, delle condizioni climatiche più o meno sfavorevoli, che a seconda di che compaiono o no, per esempio, il respawn potrebbe essere negato. Oppure no. Ci sono anche degli altri fattori che possono influenzare molto una partita, e nella fattispecie sono per esempio gli aeroporti e le basi avanzate. Se noi, la nostra squadra, riesce a catturarne uno, se la nostra squadra riesce a catturarne uno e noi ci passiamo sopra, avremo modo di riparare il nostro velivolo. Piano Yak-7, perfetto. Tu chi sei? Un altro Yak-7. Non voglio andare in head-on con lo Yak. Vediamo se lui... esatto. No, mi ignora e io ho tutto il tempo per posizionarmi sopra di lui e martellarlo dall'alto. Ora, sicuramente questa manovra avrà un nome, però io, da profano quale sono, non la conosco. Bene, 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 bene. Quindi, ragazzi, avete visto un po' qual è il succo, qual è la sostanza di questo gioco.
noi abbiamo completato, guarda, casualmente abbiamo completato un'altra missione e quindi possiamo aprire una cassa per andare a completare i nostri bombardieri. Vediamo cosa c'è all'interno della cassa. Abbiamo un bonus di 1,5% all'esperienza. Abbiamo ricevuto due consumabili premium e abbiamo ricevuto anche una parte per il bombardiere. Quindi prendi i premi, difatti guardate qua. Andiamo a vedere. Adesso abbiamo l'abitacolo, i motori, la parte di coda, il flap. Che sostanzialmente, ragazzi, questo meccanismo è quello che vogliono introdurre nel anche in World of Tanks per i carri reward. Più o meno l'idea è quella. Perfetto. Bene, dai ragazzi, allora abbiamo visto lo Spitfire, direi che andiamo a vederci l'altro mostro sacro. E cioè il Messerschmitt. Perfetto ragazzi, allora, se prima facevamo un discorso di turn and burn con lo Spitfire, adesso invece dobbiamo fare un discorso completamente differente. Come avete visto, il Messerschmitt che avevamo contro la partita precedente si è fatto martellare volta dopo volta, pur essendo di un tier più alto, perché non stava utilizzando per niente al meglio le caratteristiche del suo aeroplano. Quello che vogliamo fare allora, il nome di questo gioco sarà starcene fra l'alta e la media quota, cercarci dei bersagli di opportunità e fare boom and zoom come se non esistesse domani. E adesso vi spiegherò immediatamente che cosa vuol dire questo. No, il Messerschmitt 109 è no, il BF 109 è un Energy Fighter, esattamente. Allora qua climbiamo come se non esiste un domani. Perfetto. Andiamo a vedere su questa base se c'è qualcuno che è disposto a giocare con noi. Eccoli qua. Beh, qua siamo più o meno alla stessa altezza, quindi... What the fuck? Il bot mi ha rammato come se non esistesse domani. Cavolo, come buttare via... No, fortunatamente non siamo top tier, perché... Vabbè, chi vuole che ci abbiamo il respawn? Vabbè, niente. Fate finta di non aver visto niente, ragazzi. Allora, là dove sei, maledetto? Ok. Ora vedete, noi abbiamo un sacco di velocità che dobbiamo riconvertire immediatamente in altitudine. In quota. Perché non vogliamo, idealmente non vogliamo stare mai al di sotto dei 1000 metri. Almeno su questa macchina. Vediamo sotto di noi cosa c'è. Beh, io direi che è più che gestibile la situazione dai nostri compagni. Noi aspettiamo qualche signore che arriva in ritardo. Per esempio, su quel MiG posso fare un discorso del genere. Ok, boom. Cioè la picchiata e zoom, che è sostanzialmente il levarsi di peso il più velocemente possibile.
Perfetto, vediamo se c'è qualche altro signore che vuole giocare con noi. No, possiamo anche sbrigarci ad andare a catturare qualche altra base. Ok, datemi di letto a fare qualche manovrina carina. Il grosso del nostro team, ok, sta per andare a intervenire adesso. E noi abbiamo un I-40 che sembra non averci. No, ci ha visti. Ci ha visti e anche lui ci ramma senza pietà. No, sono sotto attacco della contraerea. Sono anche a un cacchio di vita. Vediamo cosa dietro. Un DF. Che molto probabilmente, no, aveva gli amici. Vediamo se riesco. Mi sta trascinando sotto. Stava trascinando sotto dai suoi amici e quindi decide di interrompere e andare a vedere se si riesce a fare qualcos'altro. Ok, abbiamo un bot solitario qua. No, anzi, cerchiamo di andare via di qua, perché guardate cosa c'è lì dietro. Non voglio assolutamente essere coinvolto in nulla di tutto ciò. Ok, ora che i numeri sono un po' più equilibrati, vediamo di andare a intervenire su qualcuno di questi gentili signori. E rabbiamo il bowfighter, nostro alleato. Va bene. Ok, vediamo di rientrare. Cosa dobbiamo andare a fare? Ora che abbiamo le nostre due basi, dobbiamo andare assolutamente a contenderci questa, anche perché siamo in leggero svantaggio rispetto. Hang in there. You'll soon be cut off from support. Rispetto alla squadra avversaria. Dai amici. Quello è un nido di vespe, cavolo. Quello è assolutamente un nido di vespe. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a chiudere. Siamo bassi, siamo molto bassi qua, dobbiamo assolutamente recuperare. Guardate le nostre V2 che dalla base missilistica vanno a colpire la base nemica.
No, siamo bloccati in un... Perfetto. Dobbiamo martellare il più possibile. Niente ragazzi. Come avete visto, le partite si vincono e si perdono in quella maniera. Cioè, non andando a difendere le proprie basi, oppure... non andando a catturare quelle dell'avversario. E una buona tattica per impedire ciò, sia l'una che l'altra cosa, è muoversi sempre... muoversi sempre, diciamo, in... in gruppo. Di solito, anzi, molto spesso e volentieri, i lupi solitari in questo gioco non hanno... non hanno vita facile, perché è un gioco molto molto... se in World of Tanks si riesce a fare dal carry, magari anche vincere una partita quasi da solo, diciamo, in questo titolo invece faremo molto molto più fatica, semplicemente perché sono troppe le cose che dobbiamo andare a fare contemporaneamente. Quindi sia molto... quindi siamo molto molto team dependent. Poi ragazzi, ci sono anche gli italiani. Ebbene sì. C'è un... credo sia un Macchi 27 metallico. Ovviamente però gli italiani non ci sono come linea nel gioco, almeno non al momento. E guardate dove sono finiti. Sono nella Cina. La Cina ha un aereo premium italiano. Infatti la storia è che questo aereo è stato prodotto in solo 2 esemplari. Poi l'esercito italiano non era più interessato. È stato usato come aereo di addestramento, credo, per abituare, diciamo, i piloti al passaggio da biplano alla fissa. Mentre la Cina si è interessata a questo modello e ne ha ordinati qualcosa come 27 esemplari, penso solo 18, sono poi andati a finire in servizio attivo nella guerra sino-giapponese, cosa del genere, vorrei dire delle castronerie, vediamo se dice qualcosa, guerra sino-giapponese, esattamente. E quindi ragazzi abbiamo anche gli aerei italiani. In questo gioco. Tanto che aspettiamo la partita, guardiamo un po'. Se è tutto a posto qua, sì. Ah, benissimo. World of Warplane ha smesso di funzionare. Ottimo. Vabbè. La patch nuova avrà ancora bisogno di essere aggiustata un pochino, ottimizzata meglio. Pum, pra, pum, pum. Vediamo se riusciamo a rientrare.
Attention, you are entering the zone controlled by the enemy. Ottimo, bene, 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 bene. Allora, quell'aereo qua cosa possiamo... come possiamo vederlo? Tipo, rispetto al Bristol. Ah, stai fermo, Bristol. Beh, riusciamo a vederci bene il Bristol. Comunque, ragazzi, ha delle calibro 50, se non sbaglio, esatto, delle Breda. Vediamo un po'. Ah già, ma che cavolata ho detto. Non mi ricordo se era Macchi la casa produttrice di questo aereo o no. Vabbè, ripeto, io di aerei ne so veramente molto molto poco. Non smettono più di arrivare. Madonna, ragazzi. Non smettono più davvero. Cerchiamo di aiutare questo nostro amico. Compagno di squadra. Ah, situazione al fulmicotone. Eccolo il Grand Attacker. Situazione, ragazzi, al fulmicotone. Era una dogfight pazzesco. Siamo riusciti a portare a casa un paio di kill. E ma alla fine avevamo il pilota e quant'altro distrutti, e quindi abbiamo avuto la peggio. Perfetto, qua stanno arrivando questi due simpatici signori a voler riconquistare il nostro aeroporto. Ma io direi che, se voi siete d'accordo, non gli lasciamo il gioco facile. Con il nostro, guarda, è bellino, eh. Allora, vediamo di riprenderci quel punto centrale. Cavolo, quanta gente che c'è qua. Ok, vai. Tu. Critico sull'ala. Ragazzi, guardate quelle calibro 50. Se calibro 50 italiane. Se hanno un ratio di fuoco alto. Che cavolo era? Un P43. Wow, veloce come... come una saetta. No, non facciamoci fregare, ragazzi. Guardate quanta... Dai! Spariamo bagigi qua, signori. Via! Ecco, abbiamo un Bristol in coda. No! Vediamo se riusciamo a metterci noi alle sue ore 6. Sì. Ok. Un altro giapponese. Perfetto. È
E adesso direi che possiamo iniziare a pensare di portare la guerra a casa loro. Però prima volevo acquistare. Oh mio Dio, oh mio Dio, guardate cosa c'è. Volevo cercare di acquistare un po' più di energia. Ah, ci sono talmente tanti bersagli che non so su quale. Vale concentrarmi. No, tu sei un bot, tu sei un bot, tu sei un player. Ma ti posso dare solo una bottarella. Dai! Grande! Ottima! Ottima, i miei alleati sono arrivati proprio. Cavolo, quello è molto pericoloso, ragazzi. I miei alleati sono arrivati proprio giusto in tempo. Ottimo, cosa abbiamo vinto? Predatore, conferita per aver assistito nella distruzione di almeno 10 bersagli terrestri in una singola battaglia. Le cali italiane di 50 facevano schifo. Ma neanche qua sono fenomenali, perché sostanzialmente non sono delle calibro 50 come troviamo su degli aerei americani. Anche perché qua si sono a tier 3, delle calibro 50 a tier 3. Sono un po' molto meno strane. Però guardiamole subito, senza stare qua a fare delle speculazioni. Comunque l'aereo, ragazzi, costa veramente poco. Costa qualcosa come. Ve lo dico subito quanto costa. Costa esattamente 4,55 euro. Quindi, ragazzi, se siete interessati a questo gioco, volete un aereo italiano, l'unico aereo italiano. Credo sia l'unico aereo italiano che per adesso c'è. E volete un aereo premium così per iniziare. Questo ragazzi è molto molto carino, molto molto simpatico da utilizzare. Comunque, andiamo a vederci subito le statistiche. Ok, armamento abbiamo delle, anzi lo guardiamo meglio da qua. Sviluppo. Queste calibro 50 fanno danni per secondo 30, rate di fuoco 700. Andiamoci a vedere per esempio quelle americane. Quelle americane fanno 38, rate di fuoco 700 e quelle. No, sì, esatto. Sono tier 4. Vediamo se abbiamo delle altre calibro 50. No, 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 di sicuro sui VF non ci sono. Forse ce le abbiamo qua delle calibro 50. No, non abbiamo delle calibro 50, abbiamo del 13 mm, un calibro loro. Che porco cane, ragazzi, si fanno male. Con 40 danni per secondo. Quindi sono una via di mezzo fra, diciamo, le. Vediamo, 30, mentre qua abbiamo 25 sul Bristol anche. 23. Abbiamo una via di mezzo fra il 776 oppure il 303 delle Vickers inglesi, ma non siamo nemmeno lontanamente paragonabili, per esempio, ai 20 mm, al 20 mm degli inglesi. Il Tech 3 di quale nazione vuoi vedere, Mattia? Facciamo una panoramica generale. Abbiamo la Germania con degli Henschel, poi abbiamo la serie dei Focke-Wulf, limitata serie di Focke-Wulf, che in realtà era molto di più. E poi, ragazzi, onestamente ve lo dico io di questi aerei, guardate che roba è.
non ho mai nemmeno sentito, della maggior parte di questi aerei non ho mai nemmeno sentito parlare. Questo praticamente è un motore con attaccato delle alettine piccoline. Ciao Ale, ben arrivato. Poi, discorso degli Henschel, abbiamo detto, nemmeno questi. Questo è un altro Focke-Wulf, ma che non ho mai sostanzialmente visto né sentito. Poi abbiamo la linea dei BF e dei Messerschmitt. Qua abbiamo tutte delle varianti di BF fino ad arrivare alla Gustav, se non mi pare, se non mi sbaglio, esatto. Poi anche questi non credo siano stati mai utilizzati se non a livello di qualche prototipo, però qua iniziamo ad avere dei cannoncini da 20 mm. Ancora dei grand attacker, degli assaltatori, dei cacciapesanti e degli assaltatori. Poi abbiamo un altro cacciapesante premium e un assaltatore premium, quindi vabbè. Tutto sommato è una delle linee più ricche, assieme a quella dell'Unione Sovietica, dove abbiamo la serie degli IL, vabbè, no, sarebbe Yukko, come si chiamano questi? Yukoi? Boh, non mi ricordo, vabbè. Abbiamo la serie dei LUG, la serie degli YAK, i MiG, abbiamo il MiG-15 bis. Come top tier. Ah, fra l'altro fatemi vedere una cosa. Ragazzi, non vorrei sbagliarmi, ma qua abbiamo anche, esatto, abbiamo anche uno Stuka. Ma poi volevo vedere una cosa. Forse questo. Abbiamo un 50 mm qua. Esatto, ragazzi, abbiamo un cannone non abbiamo il 75 mm come un War Thunder. Poi per quello che riguarda l'America abbiamo la serie dei Corsair, Super Corsair, Wildcat, i Buffalo. Poi abbiamo la serie dei Mustang, ovviamente P-51 Mustang. Poi a tirarlo, veramente io non conosco assolutamente niente. Abbiamo i P47, P44. Comunque, ragazzi, quello che vi dicevo prima del Tech Tree è una delle pecche più grosse che c'è al momento. Qui nella serie dei Giappi abbiamo la serie degli Zero. Con lo zero e tutte le sue, immagino, varianti, esattamente. La serie dei Ki, Nakajima. E poi abbiamo questi aerei simpatici che sono un po' fra il paper plane e l'invenzione quasi totale. Però, ragazzi, anche se non ricordo male, in War Thunder ci sono questi caccia e diciamo, la caratteristica dei Giappo è avere questi cannoni automatici da 30 mm doppi binati, quindi 4 in totale, che devono essere davvero interessanti da giocare. Sviluppo, no, ricerca. UK, abbiamo una delle cose più oscene di tutto il gioco, c'è cioè una tech tree della Gran Bretagna. Così scarno, dove abbiamo in pratica solamente la serie degli Spitfire e la serie del Bullfighter. Io vi dico i nomi che conosco sostanzialmente. Mancano, che so io e che vorrei vedere tutta la vita, la serie degli Hurricane. Mancano un sacco di aerei a tier alto, se non sbaglio. Perché l'Hornet, fino all'Hornet ci arrivo. Però poi il Hunter non lo vedo. E boh, così. Vabbè, insomma. Cina, niente, ci sono solo questi due premium, di cui questo è praticamente uno zero, credo sia uno zero, e questo è il
l'italiano che vi ho detto prima, e poi c'è un bombardiere francese, che è veramente molto simpatico, due cannoni da 30 mm, però è solo premium, e anzi è un assaltatore. E questo un po' più o meno riassume giusto i Typhoon, i Tempest, giusto, 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 giusto. Il tech tree italiano manca, però, raga, come stiamo arrivando, secondo me, stiamo arrivando anche qua, perché già che hanno messo un premio italiano, anche se in un'altra linea, ci può stare. Boh, ragazzi, cambiamo un po' sapore, andiamoci a vedere com'è un aereo multiruolo. È vero, Mattia, ho sentito anch'io che con la patch di settembre mettono i francesi. Io, fra l'altro, non tornerò a giocare a War Thunder finché non metteranno i carri francesi. Come pure anche i carri italiani. You are approaching the area Comunque, of combat ripeto, per essere ancora al operations. 100% Be chiaro, ready. questo non è War Thunder, sono due cose completamente diverse. Ok ragazzi, qua abbiamo a disposizione dei razzi, 6 razzi, adesso non mi ricordo il calibro, diciamo, di questi razzi, però non devono essere delle robe eccezionali. E inoltre siamo su un I16 late model, Pilots, get ready for action. che di Let's go. certo non è un aereo che apprezza le quote elevate. E anche qua un aereo da dogfight. Siamo fra l'altro in una partita veramente bruttina. È un aereo da dogfight e quindi dobbiamo giocarcela a quote basse e nella mischia. Però i razzi ci permettono di fare questo. Andare a bombardare le basi nemiche in modo da ottenere punti cattura. Ora vediamo. Vedi, il combattimento si sta svolgendo, credo, in alto, però noi abbiamo. No, 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 no,
non voglio stare. Non voglio venirti in head zone. Ok, questa è una posizione molto più simpatica per essere. Allora, qua abbiamo anche qui delle 20 mm. Dei cannoncini da 20 mm. Però rispetto a quelli delle altre nazioni, ragazzi, non so se sono io o cosa. Trovo che si surriscaldino a una velocità stratosferica. Dio mio, quanto è duro. Wow. Vediamo un Bristol. Ci ha completamente asfaltati. Ok, vediamo di ritornare in partita. Ovviamente i razzi sono, una volta usati, vanno in cooldown più o meno lungo a seconda del, diciamo, del potenziale distruttivo di cui dispongono, diciamo. Guardate quanta gente c'è lì. Ok, gli abbiamo fatto un critico sul motore, vediamo se riusciamo a capitalizzare. No. Madonna. Madonna, veramente un blob compattissimo di avversari. Ok,
che non ci ha permesso di respirare quasi. Cambiamo spawn, andiamo a vedere se nell'aeroporto che siamo riusciti a conquistare riusciamo a coordinarci meglio con la nostra squadra. Siamo veramente finiti in una partita bruttina per il nostro aereo. Ok. Sfruttiamo un po' il push. Critico sull'ala. Chiudiamolo. Ok. Un altro critico sull'ala. Chiusa, e adesso dobbiamo scappare alla velocità della luce, cosa che sarà molto difficile fare. Perché sono tanti e molto vicini. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, il cielo è un po' più pulito rispetto a prima. Wow. Ho fatto la kill. Quindi io posso andare a scaricare i miei razzi. Vediamo di trovare un bel bersaglio. Voglio distruggere quella. Ah. Vediamo se con un altro passaggio. No. Tra l'altro rischio anche le zone con il BF. Dai, entra un critico. Entra un critico. No. Guardate quanta energia fuori rispetto a me. Perfetto, sconfitta perché non siamo riusciti a tenerci i campi. Peccato. Dai, andiamo su un aereo che non abbiamo ancora provato e facciamoci lui. Non l'abbiamo ancora utilizzato, no? Vediamo che cos'ha. Aia. La vedo dura a tier 3 con solo due MG da 7,76. Però vediamo. Allora, dai, trova la partita e non crashare di nuovo. Perfetto. Aiuta i velivoli nel gruppo di combattimento, difendi i tuoi settori dall'assalto dei veicoli nemici, ingaggia un combattimento manovrato a basso medio quota. Ed è quello che faremo. Anche se sarà molto dura. Molto molto dura. Forse faremo fatica addirittura contro i bot. Show me what you can do, pilots. Let's roll. Yahoo!
ragazzi, siamo puramente stock, motore stock, mitragliatori stock. C'è da dire che siamo fortunatamente top tier, quindi forse ancora ce la caviamo. Andiamo subito contro questi bot biplano. Ok. Mamma mia. Ragazzi, se abbattiamo qualcosa in questa partita sarà motivo di festeggiamento. Ok, l'aeroporto è nostro. E andiamoci a aggiustare quella base, la base in mezzo. Ok, fra l'altro siamo già al limite, quello che secondo lui è il limite dell'altezza che qui piace navigare, qui piace volare questo aeroplanino. Ok, colpo di opportunismo totale. Che fatica! Eccola là, là. Male diavolo di 50, di calibro 50. Adesso non ho caricato i consumabili, ovviamente. E quindi dovrò aspettare un po' che la situazione rientri. Ah, ma era il bot che mi ha... Ok, era il bot che mi ha fatto l'attacco da dietro. Interessante. Madonna, sono tipo una papera morta su sto aereo. Vai. Pristol. Giro più veloce di te, ma non ti, ma ti faccio il solletico. Faccio letteralmente il solletico. Vediamo chi ho in coda. Era un F3, se non... Sì, esatto. F3F. Meglio what, scrive... giocatore official. Sì, beh, non è nemmeno paragonabile. È come per dire meglio Call of Duty o FIFA. Cioè, sono due cose completamente diverse. Comunque, ragazzi, se siete interessati agli aeroplani in generale, all'aviazione, adesso, in questo stato, World of Warplane è sicuramente un gioco papabile. Cosa che invece prima della patch 2.0 era assolutamente un'immondezzaio, era veramente qualcosa di pietoso. Madonna, io che kill ho fatto? Una kill di pietà su un nemico morente. Vediamo qua su questi biplani. Ah! Madonna, queste mitragliatrici giapponese non fanno assolutamente niente. Tu?
Oh, dang it. Il nostro motore è rotto. E anche il nostro pilota è morto. Quindi ragazzi, quando muore il pilota, guardate la dispersione delle mitragliatrici, diventa ingestibile. E invece il motore rotto si tradurrà nel fatto che saremo completamente senza potenza. La partita non sta andando affatto bene, quindi sarà dura, sarà molto dura ribaltare la marea, perché noi siamo stock, avete visto, facciamo poco, fra il poco e il nulla. E stiamo facendo sostanzialmente anche abbastanza bene nella nostra squadra, il che è ancora più preoccupante. Allora, qua. Ok. Mamma mia. Dove cavolo? Questo aereo solitario sarà FK. Lasciamelo. Ok. Vabbè, dobbiamo racimolare tutto quello che riusciamo qua. Trasformiamo un po' di altezza. Come ci si spezzano le ali. Ok, vediamo di andare a fare qualcosa. Ok, ramming. Mazzarole. Abbiamo perso anche questa battaglia. Vabbè, poco importa. Ragazzi, io ho tempo per fare solo un'altra partita e poi ci salutiamo qua. E l'ultima partita la facciamo con. Dai, facciamola ancora con lo Spitfire. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa allo Spitfire. Sì, riusciamo. Motore o cellula nuova? Sopravvivenza, manovrabilità oppure velocità? Dai, compriamogli la cellula nuova. Per il nostro Spitfire. Perfetto. No, non abbiamo più niente, quindi direi che si può andare. Ok, eccoci qua. Allora, è un ostacolo, quindi avremo i bombardieri. Avremo i bombardieri da difendere e da e andare a distruggere. Vediamo chi abbiamo contro. Siamo tier 5 con tier 2. Con tier 6 loro top speed, top tier. Sono un Focke-Wulf.
e un A6M5, che presumo sia un aereo della serie degli Zero, che è più veloce. Vabbè, è un tier sopra il nostro, quindi ci sta. Più veloce, fa più male di noi, quant'altro. Andiamo a catturare subito immediatamente la base. Subitissimo. Ok, un ottimo. Buona. Preso. Ok, la base è subito nostra. Enemy bomber. Da che parte arriveranno? Ok, da di qua. Cosa facciamo? Andiamo a intercettare gli enemy bomber. Vediamo come va la situazione qua. Qua però no, deve stare qualcuno a difendere, perché stanno andando tutti. Cavolo. Abbiamo il Focke-Wulf che sta venendo da me. Mamma mia, il Focke-Wulf mi ha mangiato vivo letteralmente. Mettiamoci subito nel vivo dell'azione. Ok. E al Focke-Wulf gli abbiamo detto critico sul motore e sull'ala. Quindi adesso si divertiranno i miei amici a distruggerlo. Vediamo invece sull'IL-2. Sono fatti di adamanti o gli il 2. Ok, tanto noi abbiamo i bombardieri sopra la testa. E sono proprio sopra di noi, quindi non possiamo nemmeno climbare per andare a recuperarli. Ciao Zarek, ben arrivato. Anzi, però purtroppo questa è l'ultima partita. Vediamo se riusciamo a fare un po' di climb. Da mandare a inseguire quei bombardieri lì mi sembra cosa assai futile. Andiamo a vedere se riusciamo ad andare a aiutare. Ma dov'è tutta la mia squadra? Due sono qua. Uno è qua, due sono qua. Ok. Ho comprato la 1050. Da giù, che secondo voi riesco a giocare a WoT al massimo? Sì, assolutamente sì. Ce la fai alla grande. Ce la fai assolutamente alla grande. Me la sono cavata con molto meno. Senti ragazzo, qua è morte senza nemmeno pensarci. Andiamo però a fare una cosa. So che lo Spitfire non è proprio il suo pane quotidiano. Però guarda che due bei bersaglietti ci sono là in alto.
Giuro che se riescono a prendermi, sclero. Come diavolo fanno? Come diavolo fanno? Come diavolo fanno? Niente. Non c'è stato verso. Russian bias. Quello Yak-7 ha fatto tipo. Ha buttato fuori tanta di quell'energia da quel motore che non lo so. Deve andare sulla luna. Secondo me Zerak riesce a. Scusami. Riesce anche a farle andare quelle mappe in HD. Molto, magari non con tutto super sparato a palla, però ha una grafica alta. Riesce comunque a farle girare. Teoricamente, poi. Cavolo, qua io. Vorrei fare molto di più di quello che sto facendo, però. Ok, dai, andiamo a intercettare questi bombardieri. Ok, facciamo raffreddare le nostre Spano. Ah, ce n'è ancora uno! Ragazzi, ve lo siete fatti scappare? Bomber squadron detected. Engage them immediately. Great What? job. No enemy bombers have broken through. E quelli? Ah, ok. Non è roba nostra. Ok, noi siamo molto in alto, molto più in alto di quello che in realtà dovremmo essere. E il nostro team è quasi tutto morto. Mentre nella squadra avversaria stanno tutti da Dio. E la partita è finita. Vabbè, Turn back. The enemy forces are too ragazzi, strong. niente. È andata così. Vediamo quanto siamo riusciti a fare. Ah, proprio una roba scarsa, scarsa, scarsa. Roba che non ci compro nemmeno le sigarette. No, in effetti. Va bene, ragazzi. Quello che volevo far vedere era questo. Il gioco mi sta divertendo un sacco. Difatti ho veramente giocato parecchio in questi giorni. Le meccaniche mi piacciono, sicuramente c'è molto su cui lavorare, ma davvero molto su cui lavorare ancora. Però bisogna dare il credito dove è dovuto. E hanno fatto, i ragazzi della Wargaming hanno fatto davvero un ottimo lavoro su questo gioco. Hanno trasformato qualcosa che sostanzialmente era morto, lasciato a se stesso, in un gioco che può dire qualcosa, può divertire, sicuramente diverte perché io mi sto. È quasi una settimana che mi sto divertendo tantissimo con i vari aeroplani. E ha molto, molto, molto spazio per il miglioramento. Non è perfetto, ha tanti difetti, però
Però ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, quindi direi continuate così, ottimo lavoro. Io quello che vi volevo dire, ve l'ho detto tutto, vi ho detto tutto, mi raccomando ragazzi, state sempre in gamba, controllate sempre le vostre ore 6 e come al solito, flight like you mean it. Ciao ragazzi, ci vediamo domani su World of Tank. Buona serata a tutti, ciao ciao!